Buonasera, buonasera a voi. Buonasera, insomma, benvenuto. Questi lanci sull'accordo di Malta, come la colgono? Ma intanto mi pare che da quello che leggiamo, perché occorrerà poi vedere fino in fondo i dettagli dell'accordo che pare sia stato siglato, oltre ai lanci di agenzia, mi pare che ci sia qualche passo avanti su uno dei tre pilastri che io considero fondamentali nell'approccio al tema della ricerca del soccorso in mare, che sono: il primo, il fatto che chi è in mare e rischia di affogare va salvato; secondo, che il principio del porto sicuro più vicino non può essere messo in discussione, questo malgrado la volontà. Però a rotazione verrebbe a rotazione, naturalmente, grava naturalmente su alcuni paesi più che su altri, per ragioni geografiche che non possono essere modificate dalla volontà politica di nessuno. Terzo, che l'Europa però deve farsi carico collettivamente del coordinamento delle operazioni di salvataggio quando le operazioni di salvataggio vengono effettuate o dalle istituzioni, come sarebbe giusto e naturale, perché voglio ricordarlo ancora una volta, non dovrebbero essere le ONG a svolgere il lavoro del salvataggio e della ricerca, dovrebbero essere direttamente gli stati membri con una missione europea coordinata e finanziata autonomamente, e dunque che l'Europa collettivamente coordini queste situazioni, dunque faccia carico anche poi dell'inserimento nei percorsi di accoglienza, di integrazione, o comunque nei percorsi che garantiscono la tutela del diritto d'asilo per chi fugge, che ha il diritto di chiederlo, a prescindere poi dall'esito. L'esito sarà definito dal percorso successivo, ma non può essere negato a nessuno con forme di respingimento collettivo, come è avvenuto invece più volte nella stagione del governo precedente, la possibilità di fare richiesta di asilo nel paese nel quale si arriva. Oh, ne parlavamo prima anche con il senatore De Falco e continueremo a parlarne anche dopo. Facevamo riferimento a questa base volontaria che, ci diceva il comandante De Falco, è un po' invertita rispetto all'accordo precedente siglato nel 2018. Adesso la volontarietà è a monte e non a valle, e questo potrebbe fare tutta la differenza di questo mondo. Gli avvocati del diavolo, beh, certo, che sono i conduttori però in questo momento, sì, però occorrerà capire quanti paesi aderiranno, perché là fa tutta la differenza, certo, di questo mondo. Certo, occorrerà capirlo, ma come voi sapete meglio di me, come sanno tutti, su questo terreno non c'è altro che il negoziato, cioè la costruzione di una strada complessa, faticosa certamente, che porti ad un accordo il più largo possibile. E questo si fa con la politica, con gli strumenti di cui l'Europa dispone, si fa con un lavoro che non ha nulla a che fare con l'uso continuo della propaganda sulla pelle dei più deboli. Come si vede, in poche ore, in pochi giorni, due casi, entrambi legati alla Ocean Viking, sono stati risolti, e sono stati risolti senza clamore, concedendo un porto sicuro, quindi consentendo alle persone di sbarcare ed anche agli equipaggi che svolgono questo lavoro prezioso di poter attraccare in sicurezza, e poi costruendo un elemento di accordo. Ora, tutto questo percorso ha bisogno di essere naturalmente testato, allargato, va fatto nel rispetto delle persone che arrivano, va fatto secondo logiche ragionevoli, ma è chiaro che questo è un punto che può diventare un elemento importante, a prescindere dal merito. C'è una questione che a me interessa soprattutto, cioè uscire da quella che per anni è stata una logica emergenziale nei confronti del fenomeno migratorio. Ora capiscono tutti bene, o almeno chi si approccia al fenomeno senza gli occhi della propaganda, che il fenomeno migratorio è un fenomeno strutturale. Se lo si affronta in modo emergenziale, semplicemente non lo si risolve. Per affrontare un fenomeno strutturale servono risposte che abbiano almeno l'ambizione, non dico l'efficacia, questo lo vedremo, almeno l'ambizione di essere strutturale. Oh, allora abbiamo pochi secondi, io le faccio una domanda, spero, sì, che la risposta sia breve, però aver escluso chi sbarca autonomamente, e poi con le premesse che per esempio ha fatto il presidente Macron, che ha sempre ribadito che lui
i migranti economici non li vuole. Ecco, fatte queste premesse, che garanzie si hanno che l'Italia e i paesi costieri non rimangano da soli? Ma ovviamente tra gli sbarchi cosiddetti fantasma, che fantasma non sono, ci sono sempre stati, chi lo sapevano, solo che ora sì, ma qualcuno... fantasma sono quelli che poi si disperdono, ma in realtà ne arrivano proprio altri che sì, insomma che vengono censiti e accolti tranquillamente. Allora, diciamo allora degli sbarchi autonomi, che naturalmente non incidono granché sul fatto che siano migranti economici o richiedenti asilo, perché quello non si sa solo quando uno ha fatto la richiesta e quella richiesta è stata vagliata. C'è un problema che riguarda il Trattato di Dublino, io lo dico da anni, il Trattato di Dublino va radicalmente modificato e questo è un altro pezzo della battaglia politica che va condotta in Europa, bisogna cambiare quel trattato. Sì, chi arriva in Italia arriva in Europa e non solo in Italia, insomma, sostanzialmente. Ma naturalmente, in Italia, chi arriva in Italia, chi arriva in Grecia. Spagna, in Grecia, Spagna, Malta, eccetera, eccetera. Malta, certo. Arriva in Europa. È difficile che tu possa arrivare direttamente in Germania, ecco, questo mi sembra evidente. Grazie, buona serata, buon lavoro. Grazie, non è passato gli anni. Grazie, tantissimi messaggi vocali.